Buonasera amici di Radio Raptus e benvenuti alla prima puntata di Big Stories, il programma che vi racconterà la storia degli uomini e delle donne che per un motivo o per un altro hanno lasciato una traccia indelebile nella storia moderna e non. Io sono Giuseppe Mazzei e vi accompagnerò in questo percorso ricco di mistero, alla scoperta dei grandi personaggi e dei loro segreti. 60 minuti di storia per conoscere la vita, le avventure, i segreti dei più grandi di sempre. Il giovedì e la domenica dalle 22.30 alle 23.30. Per questa prima puntata ho pensato a tre grandi uomini, un musicista, un politico ed un fenomeno da baraccone. Cominciamo con il cantante o musicista. Sto parlando di Steve Ray Vaughan. Stevie nasce a Dallas il 3 ottobre del 1954. All'età di 8 anni inizia a suonare la chitarra da autodidatta, ispirato da suo fratello maggiore Jimmy, che gli regalò la prima chitarra, una Gibson Messenger Hollow Body e in seguito una Broadcaster del 52. Verso la fine del 69, Jimmy si trasferisce ad Austin, attratto dall'ambiente blues che si era creato in città, e in quegli anni ci fu una specie di esodo degli appassionati di blues, proprio da Dallas ad Austin. Nel 1972 anche Stevie lascia Dallas per Austin, è proprio quell'estate che incontra per la prima volta Albert King. Quella sera, Stevie doveva suonare in un altro locale. Salì sul palco, prese in mano il microfono e disse: «Signore e signore, non so voi, ma io vado ad ascoltare Albert King». E così fece. Quando finì di suonare, Albert King andò verso di lui, gli diede la sua chitarra e gli strinse la mano. I due si incontrarono 3 anni e mezzo più tardi. Fu quella notte che lo chiamò sul palco a suonare. Pensava che gli avrebbe fatto suonare un solo brano, ma finì per suonare il resto della serata. Dopo varie formazioni, Little Stevie, soprannominato così ad Austin, nel 1981 riuscì a formare una power trio con Chris Layton alla batteria e Tommy Shannon al basso. E da questo momento in poi la band inizia a chiamarsi Steve Ray Vaughan and Double Trouble. Durante il Jazz Festival di Montreux, in Svizzera, nel 1982, Stevie viene notato da David Bowie, che lo vuole portare con sé in tour come parte della sua band. Sempre a Montreux, incontra Jackson Browne, che gli offre gratuitamente i suoi studi di registrazione per fargli incidere un demo. Quel demo cattura l'attenzione del rinomato produttore John Hammond, che riesce a far ottenere a Stevie un contratto fortissimo con la Epic. Il suo primo disco è Texas Flood. Al primo ascolto la musica appare piena di fuoco, si nota qualcosa di veramente personale e speciale nelle parti di chitarre, ritmica, nei brani, come Pride and Joy, con I'm Crying, che ha fatto dello shuffle texano una prerogativa di Steve Ray Vaughan. Thank you.
I'm a little lover boy. My pride and joy, she's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Yeah, I love my Lenny, she's long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing, she's my pride and joy, she's my sweet little baby. I'm a little lover Texas Flood ottiene presto ampi consensi, sia di critica sia di pubblico, ed il crescente successo di Stevie, testimoniato dall'aumentare dei concerti e festival, si conferma e si accresce ulteriormente con l'album successivo, Couldn't Stand the Water, del 1984. In questo periodo Stevie rincorre l'ombra di Jimi Hendrix e la sua intensa cover di Voodoo Child, inserita proprio nel suo ultimo album, lo testimonia. Agli occhi di una generazione cresciuta dopo la scomparsa di Jimmy, Vaughan appare infatti come il collegamento vivente ad Hendrix. Il chitarrista Van Vince di Austin racconta: Hendrix era sempre nei suoi pensieri, nel suo cuore e nelle sue dita. Yeah.
sweet. I'll get right back to you one of these days. Nel 1985 esce il terzo album, Soul to Soul, e il tastierista Reese Winans si unisce alla band. Nello stesso anno Stevie partecipa nuovamente al Montreux Jazz Festival e questa volta riceverà una calorosa accoglienza. Il 14 luglio del 1985 Vaughan si esibisce per la prima volta anche in Italia, all'Umbria Jazz Festival di Perugia. La vita di Steve Ray Vaughan, finora, può sembrare una rosea storia di successo, ma all'interno le cose erano molto diverse. L'abuso di alcol e droga stava ostacolando la sua carriera, ma nel 1986, dopo un periodo di disintossicazione, Stevie riesce finalmente a sconfiggere i suoi demoni. L'ottava edizione degli Austin Music Awards nominano Stevie musicista del decennio ed in quell'occasione egli dirà: voglio ringraziare Dio per essere vivo e voglio ringraziare tutte le persone che con amore mi hanno riportato alla vita perché oggi potessi essere qui con voi. Nel 1987 Stevie intraprende un lungo tour internazionale condividendo più volte il palco con Jeff Beck. Steve Ray Vaughan torna ancora ad esibirsi in Italia il 4 luglio e a Milano al Pala Trussardi. Il 6 luglio suona all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Il 7 luglio è nuovamente a Milano per lo Yachting Festival ed infine è a Pistoia per il Brooks Festival di Pistoia l'8 luglio. Nel 1989 esce il suo quarto album, In Step, che venderà più di 1 milione di copie e per il quale vincerà il Grammy nella categoria Best Contemporary Blues Record. Nel gennaio 1990 Steve Ray Vaughan partecipa alla registrazione di MTV Unplugged, dove si esibisce con una chitarra acustica a 12 corde. Suonò 4 brani, Rude Mood, Pride and Joy, Testify e Laugh With You. Sweet thing, baby, held out a loving hand. Now I
and that's a cold shadow. Yeah, that's a thing, and that's a cold shot, baby. We love that. La notte del 27 agosto 1990, dopo aver partecipato ad un grande concerto all'Alpine Valley Music Theater in Wisconsin con Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy e il fratello Jimmy, Stevie sale su un elicottero per tornare in albergo. Come dichiarato in seguito dallo stesso Clapton, Vaughan, stanco per il concerto, chiese di prendere il posto di Clapton e partire per primo. Poco dopo, però, il velivolo si schianta contro una collina a causa della fitta nebbia e della poca esperienza del pilota in simili condizioni atmosferiche. Nell'impatto, oltre a Steve Ray Vaughan, muoiono il pilota Jeff Brown e i membri dello staff di Eric Clapton, Bobby Brooks, Nigel Brownie e Colin Smithy. Con la sua morte, la storia del grande chitarrista texano è diventata leggenda e a più di 20 anni dalla sua scomparsa, il ricordo e la sua musica crescono di giorno in giorno. E dunque, viva Stevie Ray Vaughan e il suo grande blues. Across
the crossroads believe I'm sinking down. Thank Eric you. Clapton, please, the vocal. Il politico di cui vi voglio parlare questa sera è stato colui che ha deciso le sorti dell'America in un lasso di tempo che va dal 1929 al 1945. Sto parlando di Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt nasce il 30 gennaio 1882 ad Hyde Park da una famiglia protestante di antica origine olandese, emigrata nell'America nel nord del XVII secolo. Il padre James, un classico gentleman della buona borghesia europea. In pochi sanno chi era veramente Roosevelt e ancora meno sono quelli che sanno chi era il suo vero nemico, quello che lo aveva costretto su una sedia a rotelle per tutta la sua vita, la polio. Roosevelt guidò gli americani dal 1933 al 1945 attraverso la Grande Depressione, il successo del New Deal e la Seconda Guerra Mondiale. Non una presidenza facile, direbbe giustamente qualcuno. La sua vera vittoria, però, non l'ottenne nello studio ovale, durante la presidenza, bensì dopo la sua morte, negli studi di ricerca, quando, anche e soprattutto grazie al contributo di Roosevelt, la polio fu sconfitta, per sempre. È vero, sicuramente il politico Roosevelt è stato uno dei più influenti e determinanti della storia americana e mondiale, cambiando completamente il modo di intendere e fare la politica. Ma solo analizzando quella che fu la sua battaglia contro la polio, si può realmente comprendere quale fu la spinta che lo portò a capire cosa realmente significasse combattere qualcosa di incontrollabile. Non esistevano spie, tecnologie militari o diplomazia che potessero supportare il presidente nella sua battaglia, situazione che lo portò a doversi creare i mezzi per poter raggiungere la vittoria, tutto con la convinzione di poter uscire trionfanti da quella battaglia che aveva caratterizzato e sicuramente devastato la sua vita, lasciandolo in parte un uomo solo. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
non esiste nessuna foto ufficiale che ritrae Roosevelt su una sedia a rotelle. Nessuna. L'uomo, non il politico, sapeva che in un momento di crisi e paura, come furono quelli successivi alla crisi del 29 o della Seconda Guerra Mondiale, il presidente degli Stati Uniti d'America non poteva mostrare la minima esitazione, non la minima debolezza. Roosevelt saliva sempre sul palco in piedi, con fatiche inimmaginabili. Si faceva accompagnare sul palco, ma non tremava, non mostrava sofferenze e non mostrava il suo immenso handicap. Salvò gli americani, e forse anche se stesso, con uno spirito di servizio verso la sua nazione che rimase leggendario ed esempio per tutti i secoli a venire, per generazioni e generazioni. In una celebre intervista, Roosevelt raccontò la sua battaglia quotidiana con freddezza e sentimento, spiegando cosa significarsi dovesse alzare la mattina, vedersi costretto su una sedia per poi potersi muovere e sapere che milioni di americani in quell'uomo vedevano l'unica ancora di salvezza, l'unico che poteva guidare l'America in un momento tanto difficile. Il 32esimo presidente degli Stati Uniti d'America traghettò il paese attraverso la più importante riforma economica della sua storia, quel New Deal che riformò dalla base l'economia statunitense, l'assistenza sociale, introdusse le indennità per disoccupazione, vecchiaia e malattia, qualcosa che l'America poteva solo sognare e che, probabilmente, solo un grande sognatore come quel presidente avrebbe potuto realizzare e tramutare in realtà. Calma, ottimismo e capacità di giudizio fecero di Roosevelt il presidente più amato, votato e ricordato degli Stati Uniti. Con ben 4 elezioni alla presidenza, 4 sfide per quel paralitico, 4 battaglie che combatté fino all'ultimo atto, investendo tutto se stesso, senza mai lasciare o centellinare nulla. 4 grandi vittorie, come tutta la sua vita. Franklin Delano Roosevelt muore il 12 aprile del 1945, durante i primi mesi del suo quarto mandato, stroncato da un'emorragia cerebrale.
E adesso tocca al saltimbanco, o fenomeno da baraccone, ovvero William Frederick Cody, meglio conosciuto come Buffalo Bill. William Frederick Cody nasce a Leclerc, nello stato dell'Iowa, il 26 febbraio 1846. A soli 15 anni legge un annuncio che oggi appare bizzarro e che recita, grosso modo: occorrono ragazzi sotto i 18 anni, svelti, esperti, cavalieri consapevoli di rischiare la morte ogni giorno. Si preferiscono gli orfani. Cody ne viene attratto e diventa così un corriere Pony Express. Dopo la morte della madre, si arruola nel 1863 nella 7° Cavalleggeri dello Stato del Kansas, prendendo parte alla guerra di secessione americana, presso il campo militare di St. Louis, dove sta sostando il futuro Buffalo Bill, conosce Luisa Federici, la donna che poco tempo dopo, nel 1866, diventerà la sua moglie e dalla quale avrà 4 figli. Terminata la guerra, William Cody lavora per l'esercito e per la compagnia Pacific Railway come guida civile fino al 1872. Nello stesso periodo, il Congresso gli assegna la più alta onorificenza militare degli Stati Uniti, la Medaglia d'Onore, per aver dimostrato coraggio in azione. La stessa medaglia, poi, gli sarebbe stata revocata a meno di un mese dalla morte, in quanto Cody era un civile al momento della meritevole azione. La medaglia, ancora una volta, gli sarebbe stata poi riassegnata definitivamente nel 1889. Il soprannome Buffalo Bill gli viene appioppato rubandolo ad un tale William Comstock, a cui apparteneva in precedenza, superandolo in una gara di caccia al bisonte. La leggenda narra che William Cody, ovvero Buffalo Bill, negli anni tra il 1868 ed il 1872, per sostenere gli operari addetti alla costruzione della ferrovia, li abbia riforniti di carne di bisonte, uccidendo l'impressionante numero di 4.000 esemplari.
i bisonti erano oggetto di caccia nella zona proprio perché il loro sterminio avrebbe velocizzato le attività di sgombero e di costruzione della ferrovia. Presso Warbonnet Creek, nel 1876, Buffalo Bill fa una dichiarazione. Per vendicare la morte del generale Custer a Little Bighorn, afferma di aver ucciso un guerriero, Cheyenne, tagliandogli lo scalpo. Se il mito di Buffalo Bill si è alimentato grazie al protagonista stesso, la diffusione si deve a Ned Bartline, popolare scrittore, che in diversi racconti narra le gesta di Buffalo Bill. Bartline arriva a chiedere a Cody di interpretare la trasposizione teatrale delle sue novelle. Buffalo Bill accetta di diventare attore e interpreterà se stesso per 11 stagioni consecutive. Lanciato nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, nel 1883 crea il Buffalo Bill Wild West Show, spettacolo circense in cui vengono ricreate e rappresentate in tipico stile western momenti come la battaglia di Little Bighorn. Allo spettacolo partecipano vari cowboy e pelle rossa dell'epoca, come Toro Seduto, il leggendario Copper Sioux, il Calamity Jane e Willie Big Hickok. In oltre 20 anni di attività, il Buffalo Bill Wild West Show diverrà un successo negli Stati Uniti ed anche in Europa. Nel vecchio continente, a Londra, nel 1889, sarà una delle attrazioni principali durante il Giubileo d'Oro della Regina Vittoria. Lo spettacolo arrivò anche in Italia nel 1890. Buffalo Bill, convertitosi da poco tempo al cattolicesimo, esprime e realizza il desiderio di incontrare Papa Leone XXIII. Nello stesso anno, sebbene siano affermato showman di fama internazionale, William Frederick Cody partecipa con il grado di colonnello alle operazioni militari contro i Sioux, tribù che aveva già combattuto nel 1876. William Cody muore all'età di 71 anni, il 10 gennaio a Denver del 1917. Dietro sua richiesta venne sepolto a Laocoon Mountain, in Colorado, ad est di Denver. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. E
termina qui la prima puntata di Big Stories. Vi invito ad ascoltarci al prossimo appuntamento di domenica 14 ottobre, sempre dalle 22.30 alle 23.30. Da Giuseppe Mazzei è tutto, linea alla musica di Radio Raptus, 24 ore su 24. See where you coming from.